Sofia? Sei in casa? Non può essere, non proprio a me. Non voglio crederci. Gli occhi no. Perdere la vista né morire non fa alcuna differenza per me. Vedrai che una soluzione la troveremo. Noi non potremo mai permettercela. Di cosa stai parlando? Il medico parlava di cifre altissime. Lo vedi che una soluzione esiste? Non esiste una cura ufficiale, solo una pratica sperimentale, un'operazione che fanno a Ginevra. Solo il fatto che una soluzione esista deve farci sperare. Pensa se tu avessi una malattia veramente incurabile. Vivere sapendo che una soluzione esiste è diverso. Magari ora noi non possiamo permettercela, ma... Mi piacerebbe avere il tuo ottimismo. Senti, ora vai a prepararti. Ti porto fuori a cena, eh? Ciao Bruno. Sì, sono Alberto. Ciao. Stai bene? E la mamma come sta? Io non sto proprio tanto bene. Sì, c'è un problema di cui ti vorrei parlare. Di persona. È un lavoro facile. Ci scarichi davanti alla gioielleria e mentre noi la ripuliamo ti fai un giro dell'isolato. E quando abbiamo finito ci vieni a riprendere esattamente dove ci hai lasciato. Tempo un minuto e mezzo. Tutto chiaro? Vedi di non fare cazzate. Il tuo primo lavoro, eh? Se non ci avessi chiamato tuo fratello tu non saresti qui. Noi di autisti per una rapina ne troviamo quanti ce ne pare. Vi ho già detto di non preoccuparvi, lo sarò preciso. Se fai una stronzata, neanche tuo fratello ti potrà aiutare. Ho troppo bisogno di soldi per permettermi una stronzata. Non interessano i tuoi problemi. Ti ripeto per l'ultima volta il piano. Ti scarichi davanti alla gioielleria, ti fai un giro di un minuto e mezzo e ci vieni a riprendere. Ho capito, non sono mica scemo. Ehi, non alzare la voce con me, o ti caccio via. Scusa.
trovato. Alberto, ma va tutto bene? No, no, sono solo contento di vederti. E dov'è che te ne vai a quest'ora? Ho troppi giri da fare e ho deciso di anticipare la giornata. Tu inizi la giornata e io invece la finisco. Perciò vengo dalla nottata. Vabbè, Alberto, io me ne vado a letto prima di svenirti qua sulle scale, eh? Allora, buonanotte. Ciao, ciao. A presto, ciao. Ah, non fare cazzate. Cazzo, ma proprio il cellulare l'avevo dimenticato.